Buongiorno e benvenuti da Borsare Strumenti Musicali. Oggi sono contento di presentarvi questa novità di Yamaha. Si tratta di una tastiera economica entry level, 5 ottave col tasto grande. È la tastiera che ha sostituito la PSR F51, infatti si chiama PSR F52. La troviamo con un design completamente cambiato rispetto al modello precedente. Non ci sono più i tastini per cambiare la selezione dei suoni, ma si fa attraverso le categorie, quindi sono disegnate tutte le categorie: pianoforti, organi, chitarre, eccetera, e poi andando avanti col tastierino numerico. Questo sicuramente è un po' adatto, diciamo, di risparmio. Anche i tastini non sono dei veri e propri bottoni, ma sono un po', diciamo, quella tecnologia con sotto la lamella di metallo che quando schiacci fa contatto. Comunque, parliamo di una tastiera dal costo veramente entry level, caratterizzata sempre da una buona qualità di suono e una buona qualità di tasto. Io passerei subito a farvi sentire un pochettino il suono. Vi faccio solamente notare che la tastiera è provvista di alimentatore di corrente, non ha la possibilità di collegare il pedale come il pianoforte e ha l'uscita per la cuffia che può fungere anche per l'uscita dell'amplificatore. Noi in questo momento abbiamo messo un microfono centrale per farvi sentire come esce il suono direttamente dalle casse. Allora, sentiamo. Sentiamo tutte le note. Sicuramente è una tastiera equilibrata e anche molto leggera. Può funzionare chiaramente con le pile. Andiamo a sentire qualche altro suono. Sfogliamo. Clavicembala. Adesso dall'otto in poi diventano organi. Allora, qua dal pannello vedo che abbiamo 67 suoni. Non abbiamo la possibilità di collegare il pedale del sustain, quindi una piccola mancanza, e non abbiamo la dinamica, quindi se schiacciamo forte o piano non ci sarà nessuna differenza. Ma d'altronde parliamo veramente di una tastiera entry level. È comunque veramente innovativa, piacevole, leggera e anche di un design molto, molto moderno. E ha, diciamo, circa 158 accompagnamenti e diversi song da poter ascoltare che fungono come una serie di dimostrazioni per poter, diciamo, suonare e autodivertirsi. Poi abbiamo la possibilità di splittare la tastiera, abbiamo dei drum kit di batteria, quindi tutto sommato direi che per la scuola media e per l'ora di educazione musicale o proprio per imbastire le primissime lezioni di un pianoforte può essere adatta. Il tasto è regolare, ha una buona sensazione sotto le mani e sicuramente una tastiera costruita bene. Io vi ringrazio tantissimo di avermi ascoltato. Vi chiudo facendovi sentire una dimostrazione delle capacità della tastiera. Vediamo. Ecco. Vi faccio un attimo sentire un po' di quello che può realizzare la tastiera. Era giusto per farvi sentire un po' un insieme di suoni. Chiaramente non mi sto a dilungare per una tastiera, diciamo, di queste caratteristiche entry level, però devo dire che sta assolutamente in piedi visto il piccolo prezzo che costa. Io vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube e a seguirci. Se avete delle domande, scriveteci, noi vi risponderemo praticamente in tempo reale. E se avete bisogno, potete poi chiaramente anche telefonarci in negozio o scriverci su WhatsApp. E mi raccomando di condividere i nostri video con dei bellissimi mi piace e vi aspetto qua da Borsari Strumenti Musicali in Rotondatori per venire a provare questo e tantissimi altri strumenti. Grazie, a presto, ciao!